Eric va se ne sta, ha detto no. Applebee's presents NXT TakeOver 36. E buonasera, benvenuti a quest'ultima nottata di questo weekend di delirio e paura. E benvenuti alla veglia funebre di NXT. La live reaction di NXT TakeOver 36. A me irrita il fatto che il numero non sia un multiplo di 5 o che non sia un multiplo di 10. Mi dà fastidio. Okay. TakeOver 36. Sarà l'ultimo di quest'era, tra l'altro. Sì, è vero, infatti se ne discuteva in chat. È la fine di un'era per NXT, sì. È vero. Sì. Oh, that's hot. Sembra uno stripper. Sì, è vero. Cameron Grimes c'era scritto che praticamente ha un valore di 50 milioni tra azioni e criptovalute. Scott, that's good shit right there. L'ho detto oggi, se Vince Russo bucasse questo match, Ted DiBiase lo metterebbe in quel posto Cameron Grimes e si rivelerebbe con LA Knight. Joke's on you, I'm into that shit! Oh! NXT TakeOver sta in onda in diretta anche sul canale canadese dove mandano la WWE, che è Sportsnet 360. Mm-hmm. La cosa interessante è che è segnato... innanzitutto lo mandano senza pubblicità ed è segnato per 2 ore di durata. Ma anche 2 ore e mezza mi va bene, basta non superare le 5. Lo schiena, 1, 2, 3. Eccoci. Vittoria per Cameron Grimes, che diventa il nuovo campione da $1 milione, su benedizione di Ted DiBiase soprattutto. Sì. Tanto lo sapete con chi pare stia Raquel Gonzalez? No. Gira da un po' di tempo, cioè gira sta voce da un po' di tempo. Da qualche... Con da qualche... chi? Vi do un indizio. Ok, vabbè. Ah, che bella coppia! Che bella coppia! Comunque, un saluto ad Aci che ci osserva. Chi? Chi è, scusa? Non so, un delirio notturno, evidentemente, però va bene. Quando vedrai le tue storie su Instagram, Max? Sono troppo poco social io. Te l'ho ricondivisa, Eleni, così vedrai arrivare uno stormo di gente disadattata a seguirti. Comunque è il suo gatto brutto, ma mai brutto quanto Goffredo. Goffredo è un gatto di merda. No. Sì, è un gatto orrendo, grasso come non so cosa. C'è un messaggio da parte di tal Eleni De Rosa che dice: ma sarai bello tu. No, io no, lo so, ma io lo so di non esserlo, però quel tuo gatto è orrendo, è grasso, è obeso. Scandalo nella community del wrestling italiano. Bannato dalla piattaforma YouTube il famoso creator MaxisoSom92, per gatto shaming. La vittima, un gatto ligure in leggero sovrappeso, ora in terapia, verrà risarcito con 56 milioni di franchi, che verranno spesi per acquistare croccantini al gusto tartufo. Non so se è stato detto, ma un ladder match per la custodia di Poleyman quando lo vediamo. Poleyman appeso. Se no, se vogliono ancora vendere quel playset della Mattel, possono fare lo Shark Cage match con Poleyman, esatto. Chiuso lì dentro. No, che ormai è un classicone. Ormai. Nel 2017 l'abbiamo visto soltanto 3 volte quel match. Quindi. 1, 2, 3, stop! You violated the law. La fa dal paletto? La Chokeslam? Bello! Bello. Finisce qua, mi sa. Bello, sì. 1, 2. Che poi, se non ricordo male, era con questa mossa che aiutò Dakota Kai nel match di Portland contro Tegan Nox, perché colpì Tegan Nox con una Super Chokeslam dal paletto.
Questo può essere molto molto figo, eh. Questo può essere molto figo. Questo può essere molto molto figo, eh. Questo può essere molto figo. Che a me piace sempre pensare come se fossi nella testa di Walter. Io so dare ceffoni, cosa posso fare nella vita? Aia! Cioppone! Aia! Aia! Oddio! Aia! 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 Se c'è aia, c'è gioia. Sleeper cede! 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 Walter ha ceduto! Dragunov è il nuovo campione di NXT UK! Wow! Bello! Porca puttana! Bello, nettamente più bello di tutta la roba che abbiamo visto ieri sera, per esempio. Sì, a pari passe. Sì, facilmente. La guerra! La guerra più totale! Che te è tanto strani questa sera? Cioè, semplicemente due scritte. Neanche vai. Centrata, non è centrata la scritta di Cole. Sta troppo a destra, mi dà fastidio. A few minutes later. Panama Sunrise? No. No. Uno, due, tre. Vittoria per Kyle O'Reilly. Siamo 1-0. Adam Cole nella classica posizione di non badate a me, io schiaccio un pisolino. Sta facendo la mossa di cosa? Di Brit. La Batista's Bite. Ti buco la faccia. O'Reilly dalla terza corda, no! Cole lo prende, aia! Lo lancia di schiena sullo spigolo delle sedie! Dolore sempre vivo. C'è dolore. Super kick parato! E Iluk, nonostante abbia una mano ammanettata la corda, è riuscito comunque ad eseguire la sottomissione. Fantastico, bellissimo. Bello. E cede, cede! Cede! Non è stato lungo per un cazzo, pensavo fosse durato molto più lungo. Niente è durato. Alan Cole adesso è molto come John Strummer. Si sta chiedendo, should I stay or should I go? Kizukimashita ka? Riku dono mo sukimono ni gozaru na. This is the end. Beautiful friend. Hey, nah! Joe. Sono contento di rivedere Joe lottare. Da quanto tempo? Da quanto tempo poi? Comunque, qua, come aver detto, penso che pronostichiamo tutti Samoa Joe. Sì. Assolutamente Joe. Se nel roster di Raw, comunque nel main roster, li rimettono insieme, lui finirà col fare sempre e soltanto il marito cornuto. Lo sai, come Rusev, ogni storyline Rusev era o l'invasore straniero o il marito cornuto. Karrion Kross non è straniero, sarà sempre e soltanto il marito cornuto. Corre verso le corde, Samoa Joe però lo anticipa, tenta già la cochina. Un po' di cochina? Anche perché potrebbe essere l'ultima live reaction di TakeOver, perché se iniziano a farli con i giocatori di football non so se ci voglio di stare fino alle 5 di mattina. Dipende, se diventano show talmente brutti di essere belli, esatto. Che ne sappiamo, dipende. Sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, cause I don't they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. Rim Buster? Muscle Buster. Mi sa che è finito. Finito qua? No, forse è davvero nulla di che, se dovesse essere il finale. Uno, due, e tre. Vittoria di Samoa Joe. È terminato NXT TakeOver 36. Uno show passabile, però che ha un gran bel match. Un gran bel match. Grazie mille ragazzi, alla prossima e buonanotte. Buonanotte. Ciao. Il montaggione è finito. Vi è piaciuto? Fatelo sapere con un commento qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video del sindaco. Sono un lessico!
e iscrivetevi al canale del sindaco di Suplex City, avete capito? Parrai, diglielo! Diglielo!